E signori, continuiamo a questo punto con la storia principale. Interagiamo con le gallerie Covo, Galata. Andiamo a Galata, vada. Galata, sorry. E ok, insomma, era più di un chilometro a piedi da fare. Col cazzo che l'avrei fatto, considerato che c'è anche il canale di mezzo. Magari qualche metro l'avremmo risparmiato, però 600-700 moni sarebbero stati. Anyway, vediamo cosa vogliono. Allora, capo del covo. Scegli saggiamente. Abbiamo livello 10. Ok. Invia assassino. Capo del covo. Non sto ancora capendo, però ok. La sentinella parte 1. Mentore, abbiamo un problema. Negli ultimi mesi sono scomparsi molti assassini e credo di sapere perché. Scomparsi? Intendi dire che sono stati uccisi? Temo di sì, ma non c'è tempo per spiegare. Nasconditi nel parco a ovest e attendi il mio arrivo. Lo vedrai tu stesso. Ok, ti occhio il tuo apprendista, 150 metri. Come faccio a usare il segnale degli assassini se non ho assassini? Anzi, ne avevo uno, ma è morto. Ibn Rushd stesso non avrebbe saputo curarvi meglio. Ma chi se ne frega di Ibn Rushd? E che cazzo? 13 metri in alto, però. Bravo. Di bella zona. Non posso usare segnali perché non li ho. Bello. Non avrò la sincronizzazione totale per questo. Boom. Prestano l'ironia, sì. Questa volta hanno assunto un architetto diverso per sovrintendere ai prossimi lavori. Quindi quando avrò gli adepti dovrò rigiocarla. Andiamo nel mucchio insieme, va. Scopano. Ed eccoci qui. Sensi. Qui c'è un pericolo che non comprendo ancora a fondo. Resta di guardia. Io darò un'occhiata in giro. Un assassino morto. Qualsiasi avvistamento della ormai fuori legge milizia bizantina. Essa agisce senza la debita autorizzazione della porta. Ed è a quanto pare. Potresti essere tu? È fuggito nei boschi. No. Anche se non è. Aspetta. Perché qua c'è qualcosa di goloso. E approfitterà della sua presenza per seminare. Dimmi magari cosa ho trovato. Nuovo esercito.
andato di qua. Qualcosa che non mi convince. Quanto la fai lunga per un bersaglio? Segui quell'uomo! Solo un colpevole corre così veloce! Non è che corre veloce, Stovic ha il motore nel culo. Che cazzo lo chiappo? Forza, chi è? Che si fa avanti? Ah, già così? Ha ferito il mio orgoglio. E ora ho il cuore pesante. Quell'uomo si chiama Vali. Usa il segnale degli assassini, se non ho gli assassini, cazzo! È un conto da saldare. Mevet, finché non verrà fermato o ucciso, temo che nessuno di noi sarà al sicuro in città. E finché non finirai l'addestramento, non ti lascerò faccia a faccia con un individuo così letale. Pensiamo innanzitutto ad affinare le tue capacità. Grazie al cazzo, non posso. E ragazzi, diamo un attimo uno sguardo alle missioni secondarie, ovvero alle missioni Maestro Assassino. Novità di Assassin's Creed. Vediamo in cosa consistono. Envy assassino e parliamo. Il visir parte 1. Vinci la corsa contro il tuo apprendista. Mentore, mi hanno detto che hai ancora la velocità e la forza di un ventenne. Cerco di tenermi in forma. Che ne dici di una gara? Mi andrebbe un poco d'esercizio. Inizia tu, io ti seguo. Devo vincere io. Così però non vinco. Questa pavida che abbiamo rapinato. Siamo a metà. Dalle strutture danneggiate dal terremoto, gli incidenti fra gli sciacalli e persino fra i lavoratori autorizzati continuano ad aumentare con grande. 5, vabbè raga, una cazzata assurda. Quel templare trama qualcosa. Dovremmo seguirlo. Ok, adesso vicino al tuo apprendista, senza farsi individuare. Badabababa. Assolutamente al di là della mia comprensione. Fai salvare lo strano uomo dal tuo apprendista. Cazzo vuol dire? No. Aspetta, allora. Secondo. Ah, ok. No! Non lasciarlo scappare! Aiuto! Fermatelo! Ma che accidenti! Pioggia di frecce. Non l'hanno preso! No! Aspetta, eh. Ok. Bravo! Apparterrà al visir che ha derubato. Sbarazzati del corpo. Io restituirò questo documento. Ma Ezio non ha ucciso i passanti. Comunque, la gara l'abbiamo vinta.
infatti l'importante è quello, poi dopo. Tutto il resto è veramente opzionale. Eccoci qui. Credo che questo vi appartenga. Ah, mi avete risparmiato una grande umiliazione davanti alla sublime porta. Grazie, Effendi. Si tratta dell'apprendista che vi ha aiutato oggi? Vi auguro una buona giornata. Ed eccoci qui, ragazzi. Sincronizzazione totale è andata a buon fine. Easy peasy. Bianca Carsidoni. Ciò che si merita. Seconda missione, maestro assassino. Io sono convinto, ragazzi, che siccome sono 12 in totale, queste rimpiazzino i contratti di assassino che non ci sono in questo capitolo qua, torneranno in Assassin's Creed 3. Io adesso però ne approfitto un secondo per sistemare un attimo i miei adepti al volo. Livello 11. Si può anche andare oltre qui? L'unica rimasta a livello 9 era questo assassino qui. E allora, ragazzi, vediamo chi assegnare. Questi sono già stati assegnati. E allora assegniamo Gazi Oglu Ilias. Cazzo di nome è. Cioè, le cose che finiscono per Oglu mi piacciono poco. Comunque, parliamoci. Ho udito delle voci inquietanti. Che vocina fina che c'ha. Abbiamo motivo di credere che un diacono ortodosso traviato intenda uccidere il patriarca di Costantinie. Sappiamo chi sia questo diacono? Non ancora. Le prove scarseggiano. Prima abbiamo bisogno di un nome. Non gioverà alla nostra causa eliminare tutti gli uomini di chiesa fra Bursa e Belgrado. Vieni, chiederemo in giro per vedere cosa possiamo apprendere. Il diacono, parte 1, trova il funzionario della chiesa al primo tentativo. Qual è il piano, mentore? Gli ortodossi in città sono troppo pochi per nascondere grandi segreti. Dovremo interrogare i preti. Al primo tentativo significa che tu c'è l'occhio dell'aquila e lo devi trovare subito. Potrebbe essere lui? Yes! E andiamo con la sincronizzazione totale. Che il patriarca possa essere vittima di un diacono traviato. Sapete qualcosa al riguardo? Ah sì, anche a noi sono giunte delle voci. E il nome su cui tutti concordano è quello di Cirillo da Rodi. Cirillo. Il patriarca l'ha cacciato qualche anno fa per volgari misfatti. Egli è bandito, anatema. Se lo vedete in città, potete star certo che intende fare del male. Bene, che cosa hai scoperto? Il nostro bersaglio è Cirillo da Rodi, un diacono in esilio. Ok. Intanto la sincronizzazione totale ce la siamo portata a casa, quindi adesso veramente palle al mollo tutta la missione. Facendo andare ovviamente su, io scendo, ma come sono stupido, no? Nervi saldi, ci sono parecchi religiosi qui. Io ogni volta che metto piede in Vaticano in chiesa. E se ho l'opportunità di eliminarlo, lo farò. Buona giornata. Individuo il bersaglio. Lui no. Lui no. Sì. Aspetta, non è il nostro bersaglio. Che coglione. Folle arrogante. Hai ucciso un innocente. Non ho scuse, mentore. Perdonami. Potrò anche farlo, ma molti altri no. Ne dovrebbero. Prendi il cadavere e portalo sulla spiaggia.
Devi accollarti tu questo fardello. E gli assegniamo pure una fazione a lui, pensate un po'. Si fa così. Non c'entra nulla. Attenzione. Ti prego Dio, lasciami vivere. Andiamo. Brutto coglionazzo. Affida questo pover'uomo al mare. Quindi medita a lungo sul tuo errore. Evette, mentre possa la vergogna che provo non svanire mai. E la seconda missione su 12 di Maestro Assassino si conclude qui. Perdonatemi se provo. Terza missione su 12, Maestro Assassino. Interagiamo con la porta. E andiamo ad assegnare anche qui il nostro pupone. Lui per forza. Che quanto sei brutto. Tutto quieto oggi? Nemmeno un po'. È in corso un conflitto fra due fazioni di Atingani. Un gruppo si è coalizzato contro una donna che chiamano Mirela, accusandola di aver raggirato i poveri diverse volte. Sono diretti a esiliare quella truffatrice proprio adesso, con la forza se necessario. Dal tuo tono sembri presumere che ci saranno problemi. Infatti, Mirela è una donna terribile, il suo caratteraccio è ben noto. Temo per chiunque lei si opponga. Allora dovremmo prestare aiuto agli Atingani. Sarebbe una iattura se il conflitto si allargasse. La truffatrice, parte 1. Se si fosse chiamata truffatrice potevamo riferirci a Quadrado. Non deve morire nessuna Tingana. Possiamo accompagnare gli Atingani all'incontro e proteggerli finché la questione non sarà risolta. Un piano saggio, ma solo in segreto. Se Mirela venisse a sapere che gli assassini aiutano i suoi nemici, Dio solo sa cosa potrebbe fare. Eccoli là. Come dobbiamo procedere? Tu procedi sui tetti e io girerò per le strade. Evette, mentore, se insorge qualche problema. Ok. Segui la Tingana e difendila dagli attacchi. Va bene, va bene, va bene. Viene a mettere subito via quell'affare. Tu che fai lassù? C'è molto lavoro da fare. Ecco qua. Non ho fatto nulla. Bene così, le frecce non sono servite a nulla. Ok, prima che si ricarichi adesso ce ne vuole. Io quasi quasi voi vi prendo. Ma non il passante. Ok. Non c'ho tempo per io ti prego, lasciami usare i mercenari. Non c'ho tempo. Zia. Andiamo. Bagata. Che si tratti di un mercenario, non mi piace. Oh, ha funzionato. Mali estremi, estremi rimedi. Cos'è successo qui? Ma è terribile. Forse potrei chiamare aiuto o fuggire. Chi è il prossimo?
attenzione, sono al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Accidenti, ma che succede? Oh. Correte. Ok. Alla moschea! Pietà! Dio mi salvi! Fatemi andare via, vi prego! Che Dio mi protegga! Vabbè, la Tingana è salva, no? È anche già partita. Ok, dovremmo esserci, no? Imbrogliona! Ciarlatana! Come osi rovinare la nostra gente? Come osi metterci contro la città solo per soddisfare la tua cupidigia? Abbassa la voce. Tu non sai niente delle mie ragioni. Non me ne starò zitta! Questa donna è una truffatrice, una ladra! Deruba i poveri del loro denaro facendo leva sulle loro paure. Ti pentirai di aver usato quel tono con me. No. Che succede? L'ha avvelenata. Ah, l'avete uccisa! Arrendetevi! Ferme dove siete! Siamo innocenti! Proteggi le donne a Tingane, ma non far del male alle guardie. C'è stato un grave malinteso. Perché? Disarma le guardie, ok? Soldati, nella fretta di servire la giustizia, vi siete fatti scappare la vera omicida. Queste donne sono innocenti. Ok. Perfetto. La fermerò prima che ci sfugga di mano. Hai la mia parola, mentore. Bene, ci rivedremo presto. Quindi ci sarà una parte 2 sicuramente. Ok, ho completato l'obiettivo secondario. 3 missioni maestro assassino su 12 completate. Eccola qua la schermata. Hey, avete perduto il seno. Andiamo con un'altra missione maestro assassino. Andiamo ad assegnare un altro personaggio da un altro covo. Si tratta della quarta. E ci mettiamo Leila Maide. No, c'ho... sono un coglione. C'è l'overlay. Vabbè. Meno male me ne sono accorto in tempo. Il guardiano parte 1. Non entrare in conflitto aperto mentre ti infiltri. Buongiorno. Come procede il tuo nuovo incarico? Faccio il possibile, Ezio. Ma non è facile sorvegliare un distretto in costante pericolo. Pericolo? Cos'è accaduto? Nonostante la nostra presenza, l'influenza del denaro templare è forte. Molti dei mercanti qui si fanno ancora corrompere. Dannazione. Dovremmo parlare con la gente e farci un'idea del suo stato d'animo. Vieni. Gran parte dei mercanti che si sono venduti sono greci. E non mi vergogno di dire che ne comprendo il motivo. Allora, grazie. Molti altri abitanti. Non possiamo aspettarci che accettino di buon grado di essere conquistati. Ma proprio come hanno il diritto di pretendere dignità dagli ottomani, i bizantini hanno l'obbligo di tenere gli innocenti al riparo dal male. Ciò implica agire con notevole equilibrio. E non dovremmo stupirci se di tanto in tanto inciampiamo. Ok. Vi sosterremo sempre. Via. Dobbiamo andare da qui. Eccolo, presto. Ma non colpire me. Ci pensano loro, non ci pensano loro. Essere coinvolta. Ma chi ti vuole coinvolgere? Ma fatti i cazzi tuoi. Ispezione al mercato, ok. In giro così sarà un nuovo costume. Che il padre della comprensione ti guidi e ti conservi. Un guadagno davvero notevole per un sol giorno. Non è affar vostro quanto ci metto a fare soldi. Io mi prendo cura dei miei vicini ed essi si prendono cura di me. Grazie. Trova indizi sull'influenza templare nel mercato. Quello no.
ok. La luce di Dio risplende. Però non è nessun conflitto aperto, poi dopo vedremo. Salute, amico. Perdona se te lo chiedo, ma il sigillo forziere, che cosa significa? Quello? Si tratta del sigillo di Teodoro Comneno. È il tuo... È con più, poi. Finanziatore? No, no, è un mio amico, un mio conterraneo. E uno degli uomini più ricchi del distretto, nonostante i nostri nuovi padroni. Ah, certo, grazie. Che ne dici? Dovremmo fare una visitina a Teodoro? Non voglio dare inizio a uno scontro senza giustificazione. Aspetta, aspetta, aspetta. Nemmeno io. E se c'è modo di evitare uno spargimento di sangue, tanto meglio. Ma se dietro a questo ci sono i Templari, non abbiamo altra scelta. Segui l'apprendista fino alla casa dell'uomo benestante, ma quel bersaglio là cos'era? Bravo Ezio. In modi bruschi. È combinato. Bene. Adesso parleranno agli spettatori. Bravo, vai. Ce l'hai lì? Bene così. Continuiamo? Di qua. Bello sto filtro arancione rosso. Stiamo uniti. Introduciamoci nella proprietà dell'uomo benestante, allora. Però è abbastanza easy. C'è da vedere dopo. Ma è matto! Crede che io pisci denaro! Ma lungi da me mettere in dubbio l'operato di quei Templari. Ma ho subito un salasso economico da quando ho accettato la loro compagnia. Penna e calamaio! Presto! Credo che scriverò qui... Teodoro. Ok. Buongiorno. Ah! Voi chi siete? Di recente avete elargito denaro con grande generosità e gli assassini vorrebbero conoscerne il motivo. Gli assassini? Voi? Entrambi? No, uno solo di noi. Non intendiamo nuocervi. Non voglio morire. Vi prego, risparmiate la mia povera anima. I Templari mi hanno corrotto. Sono un uomo di buon cuore. Continua a tenerlo d'occhio. Non appena rinsavisce, potremo parlare. Ok, obiettivo secondario completato, non siamo stati individuati. Cielo, non è sicuro. E è andato tutto a buon fine. C'è questo bersaglio laggiù che non capisco cosa possa essere. Corri da tua madre! Quello non può essere. No, da tuo zio. Merce rara. Più veloce. Problemi di... Un guento di melograno e gelatina. Problemi di fertilità. Scusate, voglio andare un attimo a uccidere questo bersaglio qua che mi incuriosisce alquanto. Minchia, sono quasi morto. Che non capisco veramente chi sia. Chi sia, chi non sia. Si identifichi, uomo. Tanto che era uomo, si era visto. Che sta per
facendo? Facciamo finta che non l'abbiamo fatto. Chi sei? È Duccio! Ecco chi era! Duccio! E ragazzi, andiamo verso la quinta missione maestro assassino. Siamo sempre nel distretto sud. Merhaba, mentore. Merhaba. Hai mai udito il nome di Lisistrata? No. Parli della commedia di Aristofane? Non proprio. È una teatrante locale che ha preso il nome da quel personaggio. Mai sentita. Facciamo quattro passi. Abbiamo un piccolo problema. Il tipo? Va bene. La teatrante parte 1. Non permettere che il tuo apprendista si faccia male. Boh. Questa la devo ancora capire. Ci giungono voci che gettano una luce inquietante su questa Lisistrata. Temiamo sia responsabile della scomparsa di diversi uomini eminenti in varie parti dell'impero. Ma non hai prove? Non ancora. Forse le avremo oggi. Speriamo. Ok, quella è Lisistrata. E non è da sola. Via. Io la seguirò lungo le strade. Tu resta sui tetti. Io faccio quello che cazzo mi pare. Via. Avete presente quel vecchio mulino vicino Balatto? L'anziano pensava di vendersi. Ma vaffanculo. Oh, proteggi il tuo apprendista. Via. Andarmene da qui. Ok. Parti. Amo. Forza. Da dove viene? Dico dove viene. Qua. Forza. Via. Ok, sicuramente non è finita qui. Ma cosa fa il conto alla rovescia? Qui sicuramente ci sarà qualcun altro. Si è girata. Altri due. Bene così. Può vivere in pace. No, non si può vivere in pace, ok? Sono fatto nulla. Non si può. È interdetto. E Dio mi protegga. Meglio fuggire di qui, presto. Dove va l'apprendista? Oh, comunque la pioggia di frecce ha funzionato, eh. Cioè, mai ci avrei immaginato potesse funzionare, ma in realtà ha funzionato. No. Ok. E se mi si fa male alla fine? E sei lì. Dove va? Fra. E arriva qui, ok. No, non sono io. That's not me. Che culo. Bene, arriverà qui per forza, grande piazza, obelisco. Boh, arriverà qui. Spero. Ok, obiettivo secondario completato, fin qui ci siamo. Adesso arriva tutto il resto. Giù.
dentro e via. Tanto portiamoci su, che male non fa. Merda, è lì sotto. Stai buono te. No. Non oggi. E quindi? Mentore! È scomparsa. Possiamo trovarla se ci sbrighiamo. La trovo io perché tu non sei incapace, quindi. Allora, minchia, quanto cazzo è scappata? Perdonami. Trovato. Ho attaccato troppo presto e da troppo distante. Oh, ma tutti combinano delle cappellate qui, che cos'è? Vivere e imparare. Rammenta bene questa lezione e fanne tesoro. Avrai un'altra occasione. 700 soldini, sincronizzazione totale effettuata e 5 missioni assassino su 12 completate. E signori, andiamo alla sesta missione assassino, quella che sancirà la metà. Dispongo di una vasta del tutto quanto, se solo riuscissi a trovare dov'è. Dov'è? Fin là. Dov'è? Eccola qui. Assegniamo il maestro assassino e ci mettiamo Beatrice Simoni. Nome veramente, nome e cognome, una fantasia proprio. Il campione parte 1. Resta sui tetti per tutto il pedinamento. Tosto. Mentore, hai un momento? Ho una richiesta. Sono ansioso di udirla. Oggi un tipografo ha ricevuto una minaccia di morte che dovremmo prendere sul serio. Credo che i Templari vogliano ridurlo al silenzio. Vorrei far uscire allo scoperto i suoi nemici fingendo di accompagnarlo in una nuova bottega. E io che cosa dovrei fare? Schifo. Dare la caccia ai cacciatori. Noi procediamo allo scoperto, tu li segui di soppiatto. Molto bene. Buona serata. Resta vicino e uccidi i Templari che vedi. Potrebbero essere dovunque. Prende posizione sui tetti. Ok. Se solo zia Funda potesse vederlo. Andiamo. Pediniamo il tizio. O la tizia, quello che è. Vabbè, non c'è da toccare il suolo, questo è abbastanza chiaro. Vanno di là, uffa! Oh, la musichetta di Assassin's Creed, che bella! Anyway, di là, su. Oh mio Dio, non ho fatto nulla di male, lo giuro. Via, così. Non ho fatto nulla di male, lo giuro. Ma chi ti ha detto nulla? Come fanno a non vederlo? Vabbè. Io non c'entro, risparmiamo. Non fare domande. Gira a sinistra. Grazie mille. Oh mio Dio, non ho fatto nulla di male. Ok, buono. Non ho fatto nulla di male. Meglio sparire. Lo giuro. Fatelo fuori, dai. Bene così. Ma
Volete vedere che mi frega andando lì? A parte non può salire, quindi scherzo, però vabbè. Saltino. E lo aspettiamo qui. Perfetto. Buonasera. E vai. Ok. Oh mio Dio. Non ho fatto nulla di male. Lo giuro. Oh mio Dio. Ok. Non ho fatto nulla di male. Lo giuro. Ripeto una frase sola, sto scemo. La violenza. Ok, più tetti di così la vedo molto dura. A domani. Non toccare il suolo lì, mi raccomando, ok. Sinistra. Siamo arrivati? Cheat. Fatti da parte, assassino. Proteggi il tipografo. La testa di quest'uomo. Non mi farete tacere. Ok, via. Posso scendere adesso, no? Sì. Via. Servizi medici. Proteggi il tipografo. Cerco di salvarti. Sta qui e resta. Oh, bene così. Male estreme, estreme rimedi. Credi che. Vieni apprendista, dimmi. Uno spettacolo notevole, ma perché? Tu sei? Eccoti. Chi era quel guerriero? Bel bestione, eh? Non ho mai visto un templare attaccare con una tale forza bruta. Oggi ho avuto la meglio, ma non... Che cazzo di spada c'ha? Ma è più grande di lei. Tornerà. 700 soldini in tasca. 100% di sincro, il campione parte 1 se ne va. Praticamente abbiamo fatto tutte le parti 1 adesso. Eh sì,